In relazione alla travagliata vicenda della costruzione del nuovo ospedale IRCA a sud di Ancona, vicenda che sembra vivere una sorta di stallo, la ricerca va avanti con progetti importanti, prospettive cui tiene conto anche l'Associazione Amici del Geriatrico IRCA di Ancona. Il presidente dell'associazione Aldo Tesei proprio nei giorni scorsi ha organizzato ad Ancona un incontro pubblico sull'argomento. Sentiamo. Cioè, noi stiamo valutando in questo momento quali sono le scelte che il nuovo governo regionale dovrà in maniera definitiva attuare. Il problema dell'ospedale è la ricerca, che è il valore fondamentale dell'IRCA, perché questo è importante, è l'unico istituto italiano deputato a fare ricerca sulla geriatria. La geriatria avviene, ma avviene anche quella clinica, quindi occorre l'ospedale. Noi stasera valuteremo diverse cose, l'organizzazione, le associazioni che ci sono. Sull'ospedale noi abbiamo serie preoccupazioni. Allora, è fuori discussione che un nuovo ospedale realizzato con i criteri moderni, eccetera, tutti diciamo ok, va benissimo, si faccia. Perché allora abbiamo queste preoccupazioni? Per diverse tre motivazioni importanti. Primo, lo spazio ad Ancona Sud per l'IRCA non c'è, perché manca per tutta una serie di funzioni, dalla ricerca alle altre realtà. Noi l'anno scorso avevamo insistito, avevamo ottenuto che una commissione lavorasse per portare delle modifiche. Chi doveva mettere in atto questo discorso in realtà non è stato fatto. La settimana scorsa si è fatto il contratto per l'avvio dei lavori. Noi diciamo adesso valutiamo insieme gli enti locali, i medici, la struttura operativa dell'IRCA. Cosa succede per le prospettive? Cioè quell'ospedale lì, dal momento in cui è innegabile che gli spazi non ci sono, vedere l'IRCA cosa fa. Primo punto. Secondo, i costi di una struttura ospedaliera accertata in maniera seria sono almeno di 2.000 euro a metro quadro. I 52 milioni stanziati per l'ospedale Ancona Sud non coprono, anche se lo lasciamo così. Quindi bisogna capire dove si prendono almeno gli altri 25 milioni che mancano. Seconda cosa fondamentale, l'IRCA risponde alle esigenze ospedaliere per tutti, ma c'è anche un problema fondamentale per la città di Ancona e tutto il comprensorio, quindi siamo a livello dei 200.000 abitanti che comunque per alcune esigenze debbono far fronte all'IRCA. Una volta l'IRCA spostato ad Ancona Sud, queste problematiche aumenteranno le difficoltà. Non ultimo, c'è il problema per quanto riguarda la Montagnola. Cioè la Montagnola oggi così com'è certamente ha delle esigenze di una manutenzione straordinaria, però comunque può essere resa funzionale. C'è il discorso della locazione della ricerca, che è l'edificio di Birrarelli, che ha forti necessità di essere sistemata. Allora, mancano i soldi, il nuovo ospedale non è previsto per l'IRCA, questa è la realtà, a parole sì, ma nei fatti no. L'IRCA è un valore importante che bisogna che lo comprendiamo tutti, dal cittadino a chi comanda. E ha bisogno anche di avere una struttura ospedaliera. La Montagnola, con delle modifiche che lo stesso ufficio tecnico dell'IRCA sta predisponendo, può diventare una struttura operativa. Allora, in sintesi e concludendo, se si fa l'ospedale, ma se lo si fa e lo si fa in maniera tale che l'IRCA non sia un ospite scomodo, ma sia un ospite che ha delle esigenze, ben venga Ancona Sud. Se invece questo non si realizza o si realizza con tante incertezze,
chi comanda, giustamente il Presidente della Regione, ma anche tutta la struttura sanitaria e anche l'amministrazione comunale di Ancona e degli altri, che noi oggi abbiamo anche Fermo e Appignano, proprio per un discorso di carattere marchigiano. Occorre che vengano valutate in maniera approfondita, seria, per vedere se ci sono i presupposti per realizzare questo nuovo ospedale o se questo non c'è, allora bisogna riconsiderare il discorso della Montagnola, che presenta delle opportunità, ma una volta che la Montagnola dovesse essere demolita ci sono anche dei problemi sul discorso delle che possono aver lasciato le strutture radiologiche e quant'altro, quindi va valutata bene. L'IRCA ha anche una buona capacità di recuperare risorse, perché per la ricerca i finanziamenti avvengono dall'Unione Europea per la stragrande maggioranza, e quindi anche questo nei momenti in cui abbiamo va tenuto anche conto di questo valore. Quindi la nostra azione è tesa a valorizzare un patrimonio che c'è, e sarebbe veramente nefasto se non ne fossimo consapevoli noi marchigiani. Presidente Tesei, anziché spendere i soldi per una nuova sede, non crede che sarebbe più opportuno sistemare quello che c'è? Se, ripeto, i soldi ci fossero e siamo sicuri che rimediamo gli spazi per tutti, Loreto, Osimo e l'IRCA, ben venga, ma teniamo presente che questi discorsi che si fa per l'ospedale nuovo sono 5 anni. Non è che possiamo ridiscutere per altri 5 anni. Quindi dobbiamo arrivare a delle decisioni serie, importanti. Quindi io dico, il nuovo è fuori discussione, che piace a tutti. Il nuovo fra 20 anni... andiamo alla Montagnola, che ci danno le condizioni, ci garantiscono le condizioni necessarie per fare una buona.